La Guardia di Finanza a servizio del territorio e della popolazione per conquistare spazi di legalità e garantire le condizioni che favoriscano lo sviluppo economico in collaborazione con le altre forze di polizia. Con queste parole il colonnello Luigi Macchia, comandante della Guardia di Finanza di Caltanissetta, ha voluto sottolineare in occasione della cerimonia per il 242esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza l'importante e delicato ruolo che quotidianamente le Fiamme Gialle svolgono. Proprio questi sono i messaggi che ho voluto indirizzare alla platea quest'oggi, cioè che la Guardia di Finanza è in prima battuta a servizio della cittadinanza e del territorio, a servizio di quelle forze sane che insistono sul territorio e che vogliono garantire il progresso tanto economico quanto sociale. Ecco, noi siamo qui per supportare il loro lavoro. Non mi stancherò mai di ringraziare i miei uomini perché affrontano difficoltà notevoli nel svolgimento del loro servizio, che vanno da quelle, ecco, del sacrificio dei propri affetti familiari a quelli economici, e quindi riuscendo a perseguire nonostante ciò degli ottimi risultati, ripeto, risultati che vanno nell'indirizzo di un miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della collettività. Una cerimonia sobria alla presenza delle autorità civili e militari, durante la quale sono stati consegnati encomi e lodi ai militari che si sono contraddistinti nell'espletamento dei loro servizi, tra cui l'encomio solenne consegnato al tenente colonnello Nello Pisani, comandante del nucleo di polizia tributaria per l'operazione Perla Nera. Abbiamo svolto per un lungo periodo di tempo, quindi coordinati dalla DDA di Caltanissetta, un'importante indagine che ha riguardato il mondo degli appalti e quindi i collegamenti tra alcuni imprenditori edili di Caltanissetta e di San Cataldo e alcuni funzionari e dirigenti sia del comune di Caltanissetta che di San Cataldo. Una delle tante verifiche fiscali che vengono condotte dalla compagnia della Guardia di Finanza di Gela, che ha portato a un cospicuo bottino, se possiamo usare questo termine. Si tratta di una società che fittiziamente commerciava in prodotti casalinghi, saponi per la casa, e che in realtà, insomma, utilizzava il meccanismo delle frodi carosello per poter importare merce e poi evadere l'IVA nei vari passaggi.